il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Tra i più grandi stati d'Inghilterra, con i suoi 75.000 e più posti a sedere, l'Old Trafford di Manchester ospita le gare casalinghe di una delle squadre più vincenti della terra d'Albione. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Tutto dipende dai movimenti di smarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera, devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. E si comincia. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Quando in campo c'è un certo Messi, Fabio, non credo sia necessario rispondere. È semplicemente il miglior calciatore del mondo, secondo me, ma secondo tanti. Forse il migliore di sempre. Come al solito avrà la libertà di muoversi come vuole lui, scambiarsi di posizione con i compagni d'attacco, cercare la posizione dove dà più fastidio alla difesa avversaria e dove può ricevere più liberamente il pallone. La sua mobilità e la sua tecnica straordinaria lo rendono praticamente immarcabile. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Supera il diretto avversario. Rafael Varane. Pogba intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Prova a darla profonda nello spazio. La gioca sulla destra. Messi sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Tempismo perfetto, bell'intervento. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Sulla destra. È un difensore moderno, efficace anche in fase offensiva. Fa male i calcoli, il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Rashford. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Hakimi. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Ci prova con un pallone profondo. Mbappé! E c'è il gol del Paris Saint-Germain. È uscito vittorioso da questo duello. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto beffare. Ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico. The goal scorer for Paris Saint-Germain after 21 minutes is number 7, Mbappé. Il Paris Saint-Germain mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari.
palla filtrata, cerca il tiro. Splendida reazione del portiere. C'è l'opportunità per il contropiede. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Neymar a sinistra con il passaggio. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. E passa. Ha spazio per provare il tiro. Mbappé ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Rashford. Sergio Ramos. Rashford. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Il portiere la spedisce su. Mamma mia che pallaccia rischiosa. Errore qui, pallone sprecato. Kimpembe. Stanno alzando la linea del pressing. Mi sembra vogliono bloccare sul nascere le iniziative degli avversari. Stanno provando ad essere più aggressivi, Fabio. Non vogliono concedere un palleggio comodo ai rivali. Sì, sono d'accordo. Non vogliono consentire la costruzione dal basso. Stanno accorciando e chiudendo tutte le linee di passaggio. Vediamo quante energie fisiche e mentali saranno costretti a spendere, però. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il... Non è troppo lontano, cerca il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Alex Tejes. Varane, ecco il pallone. Wan-Bissaka. Sancho. Pallone interessante, in verticale. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Gliela restituisce. La mette in avanti. Marco Verratti. Rashford. Alex Tejes. Ha spazio per affondare. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Iniziano i secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo. La conclusione! Conclusione sul fondo. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Alex Tejes. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Se ne va. Difesa energica e decisa. Ecco un'occasione di contropiede. Fa sportellate con il suo marcatore. Matic. Tejes riceve palla. Neymar. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Qui può partire il contropiede. Si ferma qui la manovra.
Vede lo scatto e cerca la profondità. Danilo Pereira, autore di un assist oggi. Sergio Ramos. Il Manchester United è in svantaggio e attira abbaglio dell'estremo difensore. La sfera in porta e il Manchester United ha pareggiato. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. The attendance for this match. C'è il colpo di testa! E questa azione avrebbe meritato una conclusione migliore. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Ha cercato di colpire con troppa forza, secondo me. Rafael Varane. Mette il turbo. Rashford ci prova con un pallone profondo. Bruno Fernandes e il portiere ci mette una pezza. Spazza il più lontano possibile. Cerca il cross in mezzo. La palla esce, beneficeranno di un corner. E hanno sfiorato il gol. Neymar. Gay. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Occasione per il contropiede. Danilo Pereira. Opportunità di ripartire. Supera il diretto avversario. Intervento decisivo. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Pallone che poteva diventare pericoloso. Ci mette una pezza. Gay. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Wan-Bissaka. Rashford. Il Manchester United dal calcio di punizione. Substitutions taking place. Pogba prova a darla profonda. Cristiano, parata di Donnarumma. Grande occasione sprecata. Quando la partita è così equilibrata, errori come questo pesano sul morale. Devono rimanere concentrati. Salta e colpì. La toglie dalla porta. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Decide di giocare la porta. Bruno Fernandes sfugge all'avversario con un numero. Wan-Bissaka. Matic. Che errore qui, aveva serie possibilità di segnare, peccato. Passaggio sulla destra. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. C'è il retropassaggio. Passaggio smarcante, ora deve segnare.
Sancho. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Provano a partire in velocità. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La gioca a sinistra. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Ecco un'occasione di contropiede. Danilo Pereira. Errore qui, pallone sprecato. Matic. Two added minutes has been indicated. Hanno bisogno di più ritmo però, Fabio. Devono farla girare più velocemente. Palla a Danilo Pereira. E trova bene il compagno. Occhio, può andare. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Neymar! Non ci si può permettere di commettere troppi falli in quella zona del campo. Stavolta è andata bene, ma hanno preso un bel rischio. È finita e adesso tutto viene deciso dai calci di rigore. Io credo che nessuno voglia mai arrivare ai calci di rigore. In questi momenti c'è tensione, stanchezza e anche un po' di paura di perdere. Gli allenatori dovranno essere molto bravi a capire chi se la sente davvero di andare sul dischetto. Tutte e due le squadre, per quello che hanno fatto vedere, meriterebbero la vittoria. Siamo però arrivati al momento giudicato da molti crudele dei calci di rigore. C'è una pressione elevatissima sulle spalle dei protagonisti. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Una parata fantastica. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Se sfruttano a dovere questa chance, possono allungare a 2 il loro vantaggio. E i gol di differenza ora sono 2. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso spalla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Allungano, 2 gol di vantaggio. Sono sotto di 2 gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Se segnano nuovamente hanno l'opportunità di mettere in ghiaccio la partita. Trafigge il portiere, che freddezza! E il loro vantaggio raddoppia. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. E con questo tiro ha deciso la partita. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari e questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore. Siamo ai saluti finali. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo.